estate, infanzia e televisione. Appena sento queste tre paroline magiche, la mia mente torna inevitabilmente a quel periodo di inizio anni 2000, in cui frequentavo le scuole elementari e una volta arrivato il mese di maggio, con finalmente le prime giornate estive, le prime giornate calde, si iniziava ovviamente a fantasticare sulla fine dell'anno scolastico e sulle vacanze che stavano finalmente arrivando. Ed io quei giorni me li ricordo benissimo, perché tornavo da scuola, mi sedevo proprio qui, su questo tavolo della cucina, mentre guardavo i cartoni, facevo merenda, magari con una macedonia di frutta estiva che aveva preparato mia madre, ma anche le primizie, quindi le pesche, le albicocche, le fragole con limone e zucchero, buonissime. Con nel frattempo alla mia sinistra la tenda rossa sul balcone tutta abbassata che trasformava la cucina di un intenso color magenta, oppure la sdraio che avete visto già protagonista nel vlog estivo dell'anno scorso. Ciao a tutti dal vostro Maximo e da questa location fantastica che è la mia cucina. Per il video estivo di quest'anno mi sono preparato semplicemente una lista, non una sceneggiatura, semplicemente dei punti con tutte quelle trasmissioni che in qualche modo mi hanno coinvolto, mi hanno reso partecipe di quella particolare estate e che quindi ancora oggi ricordo con estrema emozione. Sia per le vacanzone con tutta la famiglia allargata passata a Vieste in Puglia, ormai lo sapete, per quei weekend piccolini coi cuginetti in Liguria, ma anche semplicemente quando mi stravaccavo sul divano qui a Milano e magari vedevo qualche bellissima trasmissione estiva. E cominciamo proprio da lui, dal cult musicale estivo di quegli anni, il mitico Festival Bar, di cui ricordo soprattutto l'edizione del 1999 perché è in assoluta la mia preferita, come musica ma anche come conduzione, con Alessia Marcuzzi e Fiorello. Mitiche serate in cui si ascoltavano tutti i nuovi tormentoni estivi che poi si sarebbero cantati a squarciagola per il resto delle vacanze. E ricordo anche l'oratorio estivo, soprattutto nel giugno e luglio del 2002. Andavamo in una sorta di bunker sottoterra dove c'era una TV a tubo catodico e tutte le seggioline per vederci le partite dei mondiali di Corea, che poi con l'arbitro Moreno sappiamo bene com'è andata a finire. Però anche Bim Bum Bam non si fermava in estate, continuando a trasmettere i cartoni più belli della nostra infanzia. Infatti ricordo con molta nostalgia Sabrina Vita da Strega, i Pokémon, Holly e Benji. Ma poi, cambiando discorso, ma quanto era profondamente diversa la TV di quando eravamo piccoli? Le TV generaliste, in genere verso metà giugno, passavano dalla programmazione stagionale al palinsesto estivo, con un sacco di repliche, di trasmissioni anni 80 e 90 e soprattutto di film d'epoca e leggeri. Eh sì, a inizio anni 2000 non era solo Rete 4 l'unica che ricordava il passato, ma ci davano dentro un po' tutte le reti, in primis Rai 1 e Canale 5. E adesso facciamo un respiro profondo, chiudiamo gli occhi e torniamo insieme alle vacanze di Vieste di quando avevo 6-7 anni. Ed entriamo nella mia casettina delle vacanze, con tutti quei mobili scuri che c'erano una volta, tutti di legno, e incastonati tra uno di questi la vecchia TV analogica. TV analogica, voi non avete idea di che cosa significava. 20 metri di cavo che praticamente percorrevano tutta la casa fino all'antennino che era messo nella parete esterna quasi sulla strada, posizioni strategiche per prendere almeno qualche canale, effetti nebbia, distorsioni, altro che scansione automatica e fa tutto alla televisione, no? Si doveva fare un canale per volta, una frequenza alla volta, una persona che faceva da amplificatore stando davanti all'antenna, ma se si muoveva andava via il segnale, veramente cose di un'altra epoca. Ricordo ancora quelle mattine in cui mi alzavo dal letto bello morbido con la musichetta dei Teletubbies. E poi nel pomeriggio, mentre si schiacciava un pisolino dopo la nuotata mattutina e il gran pranzo, partiva la televisione con Tonio Cartogno, Lupo Lucio e tutti i cartoni contenitori come Bob Aggiusta Tutto, L'Orso Balosso, Bear nella Grande Casa Blu. Ancora oggi, quando riassaporo quei momenti, provo come una sorta di libertà bambinesca.
Nel luglio del 2006 tutti ricordiamo la stupenda vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio in Germania. In quel periodo andavo in Liguria, nella città di Chiavari. C'erano stand dappertutto, pienone di gente, negozi aperti giorno e notte, mega schermi con 200.000 sedie e poltrone, con la gente che si accalcava per poter vedere tutte le partite. Le sere quando l'Italia faceva gol, tutti che esplodevano in una bolgia, si sentiva fino in Corsica le urla degli italiani. E ora mettiamoci comodi perché vi devo raccontare la storia di quella particolare estate del 2005. E sempre in quegli anni, tra 2005 e 2006, era immancabile l'appuntamento con Teo Mamuccari, il Gabibbo, la Giuliana, la Buba, come la chiamava Teo, e il suo appuntamento con Cultura Moderna. Veramente, tutte le sere ci divertivamo come dei matti, con Teo che faceva il cretino, Giuliana che ballava e che veniva presa in giro, e il Gabibbo che comunque faceva la sua porca figura. E poi di nuovo Vieste l'8/8 del 2008, data in cui sono cominciate le Olimpiadi di Pechino, famosissime, rimaste nella storia, di cui io adoravo particolarmente i bumper di Rai 2, che guardavo sul TV LCD della Dicom, un piccolo televisore portatile che poteva essere trasportato praticamente dappertutto. Ma non finiva qui, l'estate milanese, sia da cucina che da sala, aveva anche altri programmi. Ad esempio ricordo la versione estiva di Top of the Pops, oppure anche i documentari con le repliche di Super Quark, col beneamato Piero Angela, Ulisse, Passaggio a Nord-Ovest. E infine il ricordo più bello e più grande, risalente un pelino più tardi, verso la fine degli anni 2000, a Linea Blu, insieme alla sua grandissima conduttrice Donatella Bianchi e i suoi collaboratori che si sono susseguiti nel corso degli anni. In realtà per me rappresenta molto, molto di più. È anche uno di quei tasselli che mi ha fatto in fondo conoscere l'hobby della retro TV. Ne parleremo in un video apposito in cui mi concentrerò esclusivamente su quel programma e su che cosa ha scaturito in me. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo racconto televisivo a tappe. Ora però mi piacerebbe ascoltare anche le vostre di storie estive e televisive. Se magari avevate un programma, un appuntamento irrinunciabile, anche a costo di non uscire la sera. O semplicemente se da piccoli vi siete affezionati a quella sigla, quel personaggio, quel particolare che ancora oggi ricordate con piacere o anche un pizzico di malinconia. Ci salutiamo da qui, da questo giardino botanico agostiniano che poi non è altri che l'orticello sul balcone di mio padre. Finalmente coi peperoncini maturi e rossi. Rossi proprio come quella tenda che 20 anni fa colorava i miei pomeriggi al ritorno da scuola.